Allora, faccio questo breve comunicato perché probabilmente la palla continua a molestarmi e fa account fake, lui che dice che gli altri fanno account fake e continua a molestarmi sotto i video, lui che gli piacciono tanto le iene, che si crede uno di loro, dice che è un intellettuale, che è un universitario, è solo una palla tossica. E sai benissimo di chi sto parlando, benissimo di chi stiamo parlando, di te, la palla tossica. Sei solo uno scandaloso bugiardo, testa di cazzo, ok? Anche non fossi lui, fossi Penzo, fossi qualcun altro, sei un ignorante, non capisci neanche l'italiano e vuoi pretendere di spiegarmi a me che la scienza non è democratica, io sono democratico, ti informo che ti banno, hai capito? In democrazia, perché questo è lo stato di diritto, in democrazia, visto che parliamo tanto di stato democratico e cose varie, in democrazia ognuno di noi ha diritto di esprimersi su quello che vuole, come vuole, dicendo quello che vuole, basta che non finisca nella minaccia o nell'insulto più totale, cosa che voi non state facendo, tra l'altro, non tutti voi, ma comunque alcuni di voi, che poi non... È ingiusto anche chiamarvi voi perché voi mi schierate, i miei iscritti mi seguono, mi supportano, mi lasciano anche bei commenti, anche magari troll, ma comunque simpatici. Invece che essere dei troll come quel tizio, Aiden, come cazzo si chiama, che scrive che è un universitario, un intellettuale, si dà dell'intellettuale da solo, dice che la scienza non è democratica, che io faccio ridere. Che mi prendono in giro, anzi per il culo, quelli di tutta Italia, quelli delle Iene, non avevano nessun diritto di prendere i miei spezzoni di video e di mandarli in TV. Adesso capite anche perché ci sono le mie foto in internet, ma io sui video non ci metto la faccia, capito? Io di che i miei video vengano presi e postati qua là, su altri canali, su in televisione, dappertutto, sulle copertine della radio e tutto quanto, io non ho proprio intenzione, ok? Fenomeno, dici che sei un intellettuale, non sai neanche l'italiano, hai capito? Sei un intellettuale che non hai capito manco, perché io intendevo che le sono mie opinioni sul Covid e sono libero di esprimerle. Se ho un'opinione sul Covid, sono libero di esprimerla. Prima non ho fatto 10 video, 20 video, 30 video, ho fatto 2-3 video. Secondo, sono liberissimo di esprimere la mia opinione sul Covid, liberissimo. E se a te non ti sta bene, vai su un altro canale e vai da Greg a fare il fenomeno con Greg che ha 100.000 iscritti, ok? Venire qua a fare il fenomeno, né te né Terenzio né tutti gli altri, insultando e facendo i fenomeni che quando vi rispondo con gli insulti YouTube mi cancella i commenti, o c'ho un hacker nel profilo, non lo so. Comunque, pare che YouTube mi cancella i commenti 2 volte per 3 perché uso parolacce e brutti termini. E voi scrivete le vostre cazzate, comunque scrivete che mi prendono per il culo le stronzate e praticamente YouTube non vi cancella i commenti, va bene, io li lascio, io se volessi cancellarli li cancellerei, ok? Li lascio per far vedere la merda che siete, capito? Tanto il tempo mi darà ragione, ok? Non tanto sul Covid, ma appunto sul fatto che siete delle merde, ok? Adesso c'è anche il mio vicino di casa che mi sta ascoltando, quindi non voglio tirarla troppo per le lunghe. Comunque non è neanche questo il discorso, ok? Il fatto è che qua, cioè, voi dovete darmi una regolata, venite sul mio canale, volete commentare, siete educati, ok? Non che volete impedirmi di esprimermi su una questione come può essere il Covid, tirando in ballo la scienza, i virologi cosa hanno scoperto sul Covid, che si contraddicono una volta ogni due, si contraddicono tutti i giorni questi virologi, una volta non vanno bene i guanti, una volta i guanti vanno bene, una volta va bene le mascherine, una volta le mascherine vanno bene, una volta il Covid è contagioso, una volta non lo è più, una volta, cioè, voi volete come assoluto, avete un diploma o una laurea, ok? Ma a me non mi interessa niente, a me non mi interessa niente. Tu, quello lì di cui sto parlando, per me non ha né il diploma né la laurea, ma neanche il diploma proprio. Okay? La palla tossica,
fenomeno da baraccone, fa il fenomeno, YouTube lo conoscono tutti, quello è il più preso per il culo di YouTube, credo, dopo John Doe, che ha un nuovo canale che si chiama Randaggio, ok? Dice che se vi sparano in testa ve lo tenete, che è scompensatissimo. Ma poi voglio dire, voi siete liberi anche di lasciare la vostra opinione contraria alla mia, il contraddittorio io l'accetto, ma dovete essere educati e non pavi e superiori, magari veramente avete una laurea, perché guarda che se sei laureato veramente, coso, Aiden, se sei veramente laureato, a me non mi interessa niente, vali tanto quanto se non di meno, probabilmente vali di meno, capito? E il tempo è il tempo che vedremo chi darà ragione, ok? Ok? Io intanto ho portato i miei documenti su alcuni temi, sono se non scienza comunque empirismo, ok? E la scienza si basa anche sull'empirismo, ok? Ma poi tu sei solo la palla tossica, capito? E tanto il fenomeno, perché non è un cazzo da fare, sta male che io sia, non stia tanto male, tutti rode proprio il fatto che io non stia ancora tanto male, comunque che per adesso non sto male, ok? Faccio i miei video, le mie cose, che mi esprimo come cazzo voglio, e devi fare il fenomeno che pensa di poter sfottere dicendo parlare, fare il bullo su YouTube. Tu sei solo una palla tossica, capito? E se non sei lui, sei qualcun altro, sei un imbecille comunque, capito? Qui lo dico, qui lo nego. Questo video probabilmente disattiva i commenti, e non voglio neanche leggere nessuno, ok? Vai su un altro canale se non ti sta bene quello che dico, ok? Prendi, vai su un altro canale, non ti sta bene quello che dico, prendi, vai su un altro canale, ok? Il discorso delle iene, che le iene non avevano il diritto, secondo me, la legge gli dà ragione, l'avvocato mi ha detto che io non posso fargli causa, ma le iene non avevano il diritto di prendere i video di Draghi, i video di Tizio, che sempre ne passa in televisione senza neanche chiederci il permesso. Okay. La liberatoria non gliela ha firmata nessuno, ok? Come fanno la liberatoria per mandarti in televisione? La liberatoria dovrebbe essere fatta anche per i video. Questo vi ho risposto a tutti quanti i detrattori, a Terenzio che dice che i servizi segreti sono il cesso, no? Il cesso. Il cesso sei tu, cazzo, ma ti vedi? Se sei quel Terenzio che conosco io, ma ti vedi? Sei un alcolizzato, zio fa, che c'ha il padre più stupido di lui, con sta panza enorme, con le ernie, che manco si fa operare d'ernia. Ma dove cazzo andate? Ma dove cazzo andate? Ma parlate anche. Ma parlate anche. La laurea, voi cosa vi fa la laurea? Che siete degli inferiori, cazzo? Siete delle nullità, Dio santo, che potreste avere la laurea in ingegneria biofisica, sareste comunque delle merde, capito? Cioè, potreste avere pure i miliardi di euro che sareste sempre delle merde. Sarete lì, Dio cane, con la gobba a 190 gradi. Cioè, avete tutte voi, ce l'avete, Dio cane. Ma dove cazzo volete andare? Ma pensate che veramente io invidi le persone per una laurea? Io, con tutto quello che ho fatto, che ho visto, che ho passato, che ho sperimentato. Mandate su un altro canale, va. Fatemi il favorone, andate su un altro canale, io qua non vi voglio, ok? Io qua non vi voglio. Sarete bannati, ve lo dico chiaro in questo video, sarete di volta in volta bannati, i commenti non li vedrà più nessuno perché sono in moderazione, i commenti li vedo solo io li vedo, ma i commenti li vedo solo io, poi li cancello, li segnalo e vi banno, ok? Così almeno la scienza non è democratica, non è democratico neanche lo Stato scimmia, ok? Andate a fanculo.